A Sasso di Castalda, l'undicesima edizione del premio intitolato a Mimmo Beneventano. Sentiamo Manuela Mele. Sala Gremita, Palazzo De Luca, Sasso di Castalda, paese d'origine di Mimmo Beneventano, ha ricordato così il medico, giornalista e amministratore locale ucciso 38 anni fa in un agguato di camorra a Ottaviano. A organizzare l'undicesima edizione del riconoscimento nazionale che porta il suo nome, Libera Basilicata, in collaborazione con la Fondazione Mimmo Beneventano e il Comune di Sasso di Castalda, premiati giornalisti e amministratori che si sono distinti nella lotta all'illegalità. All'aggiudicarsi il riconoscimento quest'anno, Sasha Biazzo, videoreporter, autore di un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Campania, premiato per aver difeso il diritto all'informazione e quello in materia di salute dei cittadini. Premiato anche Giovanni Maiolo, rappresentante della rete dei comuni solidali impegnati in progetti di accoglienza dei migranti e promotrice della campagna Io sto con Riace. Questa la motivazione. Perché con il suo importante lavoro di messa in rete di enti locali che si impegnano a promuovere la cultura della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale e della tutela ambientale, restituisce alla politica il suo ruolo più autentico di azione a favore del bene comune che mette sempre al centro le persone più bisognose. Ad animare l'incontro con contributi da Non chiamiamoli eroi, l'associazione Insieme Onlus. Ai volontari il compito di ricordare la storia, le scelte, la vita di Beneventano, morto per difendere il diritto alla legalità. Non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno.